people's faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Quest'anno abbiamo veramente dei numeri importantissimi, una manifestazione che sta riscuotendo degli interessi sopra ogni aspettativa. Siamo partiti con il weekend di apertura, con già le condizioni del tempo che ci hanno aiutato moltissimo. Quest'anno abbiamo una grandissima novità, che è quella del villaggio dei cani, come siamo qua in questo momento con Lucia. È qualcosa di unico in Italia. Abbiamo avuto il piacere di realizzare, proprio come vedete qua dietro, un'area adibita al cane. Il proprietario può portare qua l'animale, lasciarlo qui in custodia anche qualche ora e poter godere della nostra città e quindi poi venirlo a riprendere e quando il cane ha giocato, ha mangiato, ha fatto tutto quello che poteva fare durante il pomeriggio. Poi abbiamo la nostra città che è ricca di appuntamenti e di eventi. Abbiamo quest'anno realizzato tre aree: l'area divertimento per i bambini con le giostre, il Luna Park, con la Green Towers, che quest'anno abbiamo portato una giostra alta circa 40 metri e che è l'attrazione principale della città, dell'evento qua in città, oltre alla ruota panoramica, che è una giostra che si presta principalmente insieme alla giostra a cavalli per le festività natalizie. E poi abbiamo nella via Roma, che è la via limitrofa a quella del centro storico, la Rambla, dove tutti i nostri ospiti possono mangiare e bere, ma soprattutto dei prodotti tipici della nostra città, quali fritto misto, il pesce, i crostacei vari che vengono preparati, e degustare degli ottimi vini proprio tipici del nostro territorio. E cosa ci attende per questo inizio di 2020? Ma abbiamo un grandissimo evento, che è quello della chiusura di Caorle Wonderland 2019, con l'evento del 6 di gennaio, che presso la spiaggia della Sacchetta della città di Caorle, in prossimità della chiesetta della Madonnina, bruciamo la cosiddetta vecchia, che per noi sarebbe la Befana in questo momento qua. Quindi invitiamo tutti i nostri turisti, i nostri ospiti, tutte le persone che avrebbero piacere di chiudere il periodo natalizio di venire a Caorle, perché è unico nel suo genere e dove qui verrà offerto la pinza, il vino, e sarà un'atmosfera unica nel vedere il fuoco proprio in riva al mare. E quindi chiudiamo alla grande questo evento 2019 per poi dare appuntamenti a tutti per il 2020. Sono felice di aver fatto questo ruolo. Grazie Giuseppe Boatto, grazie associazione. Chiedono spesso com'è la situazione in pratica, di pettinarli, di farli giocare, come consiste tutto questo. Gli spiego cosa succede nell'area giochi. Poi qualcuno, se si sporca, abbiamo tutte le esigenze, abbiamo l'acqua, abbiamo tutto. Dunque va bene, benissimo. L'altro giorno, infatti il giorno di Santo Stefano, ho avuto più di 250 cani. 250 sì, cani? Tutte le razze diverse, sì, esatto. Grande soddisfazione. But soon there'll be a freeway, yeah.
driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. E siamo qui nell'Istraca a meno 7 gradi, cosa stai facendo? Niente, vi sto preparando il nostro bicchiere di ghiaccio, dove potete bere qualsiasi cosa, analcolico, alcolico, quello che volete. E questo è l'unico ice bar mobile d'Italia. E niente, siamo qui ad aspettarvi per l'evento. A meno 7 gradi si è... Come vedete il nostro bicchiere. E niente, tutto qui. Una cosa quasi più estiva che invernale. Più estiva. Una cosa molto estiva qui a Caorle, d'inverno ci troviamo. E niente, vi aspettiamo numerosi. To pass the time away, driving in my car. La carne insomma è italiana, il sapore è brasiliano. Facciamo il panino con la picanha, che da voi si chiama punta di sottofeso di manzo. Facciamo il panino con la salsiccia, il pulled pork alla brasiliana, il wurstel, peperoni, cipolla. Dopo abbiamo tutti i tipi di salse, anche la salsa brasiliana, così. Passatino del Brasile. Come sta andando questo Carle Wonderlo? Tanta gente? Sì, siamo contenti, siamo contentissimi. Non possiamo lamentarne, veramente in questo momento carino, no? E, diciamo, il momento di crisi, che sta in tutta parte Italia, però noi non siamo divertiti, fino adesso è carino. Cosa proponi come piatti? La carne argentina, bistecca argentina, no? Carne originalmente argentina, teniamo il contramarchio ahí, veramente, bistecca argentina, el asado, empanadas, tenemos empanadas argentina tenemos. Abbiamo trovato tante botteghine carine lungo il viale, vedo tanta gente. Siamo appena arrivati, quindi è tutto da scoprire. Ecco. Anche tu appena arrivata, prima sì, volta? Sì, sì. No, prima volta no, però nel periodo natalizio sì. E adesso? Io di Catania, ma abito ormai qui, la Tisana, da diversi anni. Allora, io sto lavorando molto ma molto bene, c'è sempre molta affluenza di gente da fuori, da dentro, gioca in casa, fuori casa, quindi siamo assolutamente entusiasti e per cui che continui così, siamo stati graziati dal tempo, ci ha aiutato sempre sole, tanto freddo, ma il freddo mantiene giovani, per cui benvenga il freddo, per cui ottimo lavoro agli organizzatori e grazie a tutti quelli che sono venuti a trovarci.